Allora, per chi non lo conoscesse, se ancora c'è bisogno di presentazioni, Fabio è un modello e tra l'altro, come ama definirlo il Dominus Michele Galgano, ma mai definizione più giusta e azzeccata, è il volto di Armani nel mondo ed è il volto anche della nostra Puglia, no? Diciamolo. Quindi, però, Fabio, oltre a essere assolutamente un modello stimatissimo, apprezzato veramente in tutto il mondo da tutte le maison di moda, è anche un ragazzo con un cuore grande, 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 molto impegnato nel sociale e lo conosceremo nel corso di questa intervista. Intanto, Fabio, come stai? Sto molto bene, sto molto bene. Io vi ringrazio per questo bel invito. E Grazie a te. sono stanco perché ho lavorato in questi giorni, c'è un look un po' particolare, perché sto facendo crescere un po' la barba. E dai, E raccontaci, raccontaci, che devi fare? sì, sono in opzione per fare questa grossa campagna pubblicitaria. E visto che mi dicono che a 35 anni sembro che ne ho 22, 23, 24 senza barba, ho detto: sai che c'è? Me la faccio crescere, così sembra che ne ho 45. E visto che Allora. sono un po' dico: vado, capisci, a mettermi sullo stesso livello a questo punto. Perché intanto abbiamo appreso un dato fondamentale, ha 35 anni il nostro Fabio, ma soprattutto questo, cioè non è che si sente proprio la cadenza pugliese, diciamolo. Quindi partiamo un po' dalle origini. Tu chiaramente sei un grande amico di Inchiostro di Puglia, presentissimo nella community anche quando ci sono queste bellissime feste. Tu sei sempre in prima fila con Inchiostro di Puglia e sei un grande appunto nostro amico, ma non, tu hai origini di Castellaneta, giusto? Però sei nato a Milano, ma hai questo legame proprio profondo, viscerale, forte con la nostra regione. Raccontaci un po'. Praticamente mio padre, che è pugliese, appunto di Castellaneta, mio nonno, mio zio, tutta la famiglia da parte di mio papà, perché ho metà invece dell'altra parte indiana. Mia madre aveva il padre indiano, quindi sono un mix di razze, ecco. Però ho questa prepulsione un po' per la Puglia, anche perché ho fatto tutte le mie estati lì e quando posso. Torno sempre con grande affetto, quindi quando c'è un buco dal nonno vengo giù da Michele, facciamo queste scene meravigliose, quindi Ecco, quindi in questo momento tutta Castellaneta sta è qui davanti. Ecco, Daniele Condotta ci saluta. Ciao Daniele. volevo chiedere a Fabio se in questo lui avrà avuto modo di fare e come dei referendum in merito. L'uomo piace più con la barba un po' incolta oppure rasato? Cioè, come presentarsi secondo te? Dico, non so quante donne sono già connesse o uomini, chiediamo la loro in diretta, no? Visto che ci siamo. Esatto, quindi apriamo un sondaggio tra le donne che stanno partecipando alla diretta, come preferite l'uomo? Anche tra gli uomini, tra tutti, apriamo un sondaggio con tutti. Ecco, inizia Mariella dice rasato. Va bene, adesso vediamo, vediamo come evolve questo sondaggio. Ascolta Fabio, ma tu viaggi tantissimo, hai viaggiato prima, ci dicevi che sei arrivato a prendere oltre 200 voli in un anno per il lavoro, ma come è partito? Come inizia la carriera di un modello? Un modello che è ai tuoi livelli poi ovviamente, no? In questi giorni Milano è tappezzata, la metropolitana di Milano è tappezzata della tua immagine, del manifesto di Armani. E come parte questa carriera? Non di Armani, di un'altra campagna pubblicitaria. Ah, di un'altra campagna, ok. Si vede che non vivo a Milano. Come parte tutto questo? Allora, parte per pura casualità, nel senso io non volevo fare questo di professione. Venivo da un periodo in cui i miei si erano separati, avevo un po' di casini familiari, eccetera, eccetera, ed ero rimasto da solo con il mio fratello più piccolo su Milano. E come voi tutti sapete, la vita a Milano è carissima, quindi dall'affitto carissimo, eccetera, eccetera. Non vivevo in Boneacco perché la mia famiglia è una famiglia umilissima. Mio nonno ha sempre lavorato nei campi, padre di 7 figli, quindi puoi immaginare che la difficoltà, no? Ma non mi sono mai mancato niente. Quindi quello che ho cercato sempre di fare è di non buttarmi mai in situazioni in cui mi potevano un attimino traviare o buttare, sai, in certi vicoli ciechi. Quindi un giorno camminando per strada andavo stavo finendo le scuole superiori e in più lavoravo part-time anche in questo negozio di Monte Napoleone.
ed è iniziato tutto per puro caso. Io stavo andando a piedi in Monte Napoleone a Milano, che come tanti sanno meno è la via principale della moda. È successo che niente, camminando ho visto il signor Armani dall'altra parte della strada con un po' di persone che facevano delle fotografie, no? E ho incrociato semplicemente il suo sguardo. Ed è finita lì. Andando più avanti, tipo 200-300 metri più in là, mi sento toccare una spalla e questa persona, che non era il signor Armani, era una persona che non conoscevo, mi dice: ma fai il modello? E dico: no, non faccio nessun modello. Lui mi dice: guarda, noi rappresentiamo comunque Armani, lavoriamo in un'agenzia di moda, ma siamo in contatto con Armani, stiamo cercando dei modelli italiani per metterli sulla passerella. E gli ho detto: guarda, guarda che sbagliato persona, nel senso, io cosa c'entro con la moda, cosa c'entro con i modelli? No, mi fa: guarda, secondo noi, secondo la nostra esperienza, hai le caratteristiche giuste. E quindi così è successo tutto quanto. Io pazzesco. Sono andato poi in negozio, ho parlato con la responsabile dicendo: guarda che mi hanno fermato per strada. E quindi a un certo punto niente, mi dicono: Fabio, guarda, se è quello che vuoi fare, fallo. Nel senso, io ho detto: guarda, non è quello che voglio fare, ma a un certo punto mi hanno bloccato. E quindi, certo, quindi, prova, al massimo comunque ritorni a lavorare qui in negozio. Quindi andai a casa, parlai con mio fratello che era più piccolo e lui mi disse: Fabio, alla fine cosa ti cambia? Ci cambia la vita? Potrebbe cambiarcela, come no? E quindi così ho fatto. Mi sono presentato. Ma meraviglioso, quanti anni avevi? Avevo poco più di 18 anni. 18. Ma splendido, sembra un film, Antonio. Poi dopo è cominciata questa carriera rutilante che ti ha portato in giro per il mondo. Addirittura ci sono stati periodi in cui tu in un anno hai preso più o meno circa 200 voli. Come si fa a rimanere attaccati a terra? È il caso di dire, quando si vola tanto si guardano tante cose diverse, si è bombardati da una serie di attività, di situazioni che prima, quando mai ti sarebbe capitato di vedere? Guarda, io ho sempre avuto una cosa fondamentale nella vita, che è l'attaccamento comunque a mio nonno, a mio zio, a Castellaneta, la Puglia, perché in ogni viaggio che facevo prendevo un aereo e mi rintanavo in qualche della Puglia, no? Quindi o Puglia o un altro attaccamento con questo altro paese nella Campania, però li ho sempre vissuti in modo diverso. La Puglia è sempre stata un po' la mia meta estiva quando io finivo le scuole. E viaggiando appunto per il mio lavoro, quando ho potuto ho preso e venivo sempre a Castellaneta. Da New York prendevo 2 giorni e venivo a Castellaneta, Londra. Ma pensa. Sì. Vedi, si torna sempre a Castellaneta poi. Ma che do sempre anche a tutti, no? Dico: ragazzi, guardate che potete fare quello che volete nella vita, ma se non avete comunque l'attaccamento alle origini, l'attaccamento ai valori che vi hanno insegnato, comunque non secondo me arrivi a un certo punto che poi esplodi. Paese ci vuole, scriveva Pavese. Ecco, Antonio nel frattempo sta lanciando sondaggi online, fareste 200 voli in aereo all'anno, poi c'era anche quello con la barba senza barba, ecco, in questo momento mi sa che se la stanno giocando a pari merito, poi il nostro Dominus Michele Galgano ci riporterà che cosa vince. Senti Fabio, tu sei molto attaccato, appunto, sei un ragazzo molto, molto concreto, molto con i piedi per terra e molto attaccato alle proprie origini. Cosa ti manca di più della Puglia quando vai via? Allora, mi mancano due cose in particolare. La prima cosa è come mi tratta la gente ogni volta che torno, nel senso, vedere i figli di quelle persone, di quegli amici che sono cresciuti, no? Che ti fermano in mezzo alla strada e ti dicono: ma noi ti vediamo in televisione, eccetera, eccetera. Non è il discorso della fama, quanto proprio il calore. Gente che non ti conosce, dice: vieni a prendere un caffè a casa, vieni a mangiarti una pizza con noi, ti invitano in ogni parte, no? E quindi per me quello è molto, molto bello. Ed è la cosa che più mi fa tornare in Puglia. E poi ho, ultimamente, tra alti e bassi, eccetera, eccetera, ho anche una ragazza che è pugliese. Una ragazza. Sì. Vedi? Si torna. Ecco. Che però per quanto riguarda appunto il discorso poi del lavoro mi porta sempre lontano, quindi
Sto soffrendo molto in quest'ultimo periodo, infatti tanta gente quando mi vede sui servizi mi dice vabbè, hai sempre gli occhi tristi, perché? Perché sono lontano dagli affetti, sono lontano comunque da mio nonno, sono lontano da mio zio, sono lontano da questa ragazza, sono lontano dagli amici. Ma possiamo dire la ragazza di dove, giusto per fare un po' di... gossip che non si fa, però insomma... Ma solo di dove? Non vogliamo sapere come si chiama, di dove è della Puglia? Di Castellaneta, di Castellaneta. Ah, vedi? Si bene. Torna sempre a casa. E apparente Salgano. Esatto. Sì, esatto. Non per le cose, sì. Senti, dopo quanto tempo che facevi il modello ti è passata la voglia di vestirti bene, di seguire la moda o di avere un look speciale ogni volta che decidessi di andare da qualche parte? No, guarda, guardate come sono oggi. Sono con una maglietta nera e un cappellino. Chi mi conosce sa che anche in mezzo alla strada sono vestito veramente molto, molto in un modo naturale, nel senso, la moda è il lavoro. Ecco, certo. Spesso, guarda, anche sulle passerelle mi reputo io un pagliaccio a volte per le cose che metto, quindi ti dico, è un po', quello è il lavoro e non riguarda niente con... Si con, separa. Sì, con vita privata. Rimane a sé. Ascolta Fabio, ma allora, una curiosità, la sfilata più bella, la passerella più bella che ricordi? Guarda, in assoluto forse la prima fatta col signor Armani, perché... E dov'era? Era in via Bergognone, via Bergognone a Milano è dove lui ha il, ha la Maison, no? Dove lui ha i suoi eventi, dove lui ha questo teatro meraviglioso dove durante la settimana della moda lui fa tutte le sfilate. E quindi a un certo punto, niente, mi ricordo questa chicca bellissima che prima di entrare in passerella mi girai dietro e vedi tutti i modelli che io vedevo su pubblicità, campagne pubblicitarie, video in televisione, negli sketch magari tra una partita all'altra, comunque tutti i più grandi al mondo, sono girato e ho detto, ma che ci faccio? Dove mi trovo? Cosa c'entro qua, no? E lui mi ricordo che mi guardò con questi occhi di ghiacci meravigliosi e mi diede tipo una carezza sul viso e mi diede un incoraggiamento grandissimo. E da lì sono passati 15 anni. Bello, bellissimo, bellissimo. Infatti lo considero, per me è un maestro proprio di vita, un maestro comunque di un grande stacanovista, una persona meravigliosa che mi ha insegnato un lavoro e soprattutto mi ha insegnato cos'è la valenza di un lavoro. Mio nonno e la mia famiglia mi hanno indirizzato in quella via, lui mi ha dato la consacrazione poi, no? Sì, e la cosa meravigliosa è che ha quasi, no, forse un paio di anni più grande di mio nonno, ma quando sto con lui, quando sto quando ho lavorato con il signor Armani, è come stare comunque con una persona che conoscevo da anni. E scommetto che agli stessi principi sui quali ha fondato la sua vita tuo nonno. Non a caso hai detto che è uno stacanovista, aggiungerei anche che è stato un grande anticipatore della moda, non solo italiana, internazionale, oserei dire mondiale. Luminare, proprio un luminare, certo. Certo, cioè... No, ma... proprio... Assolutamente, ma poi ovviamente parliamo di gusti anche, ma a mio gusto l'eleganza di Giorgio Armani, che è, voglio dire, è sotto gli occhi di tutti in tutto il mondo, riflette nella moda quella che poi è anche un'eleganza dei sentimenti, e la storia di Fabio e quello che Fabio ci racconta un po' lo testimonia, no? Questo modo di accogliere un ragazzo giovane, insomma, alle prime armi, di accoglierlo nella propria famiglia, seppur lavorativa, insomma, dice tanto, racconta tanto anche dell'uomo che c'è dietro lo stilista. Quindi grazie anche per questa testimonianza. Ed è quello che porto nelle scuole, dico ragazzi guardate che chi fa questo mestiere è comunque seguito da grandi professionisti dietro e c'è un duro lavoro. Spesso noi siamo in giro ma siamo soli e se non abbiamo dietro comunque delle persone solide, un compagno, una compagna, una famiglia, degli amici, comunque siamo sempre persi nel vuoto. Quindi quello che cerco di Vero. Fare è di dire ragazzi io non sono qua per avere un follower in più su Instagram. Sono qua per dire aprite gli occhi perché se avete un sogno, io non ce l'avevo questo sogno, mi hanno messo su una passerella, però ci sono rimasto per 15-16 anni. Quindi
da un punto di vista, capisci, è quello la mia sfida che ho in questo momento. Bellissimo, sei molto impegnato in questo. E qualcuno scriveva bello fuori, immenso dentro, è vero, lo dicevamo in apertura, hai veramente un cuore grande.